Nella Venezia Giulia e in Dalmazia tra italiani e jugoslavi, sorti già nell'Ottocento, si aggravarono dopo la Prima Guerra Mondiale. L'affermarsi del regime fascista nel Regno d'Italia e della dittatura nel Regno di Jugoslavia imposero politiche restrittive e vessatorie nei confronti delle reciproche minoranze. Il 6 aprile 1941 gli eserciti italiani e tedeschi attaccano il Regno di Jugoslavia, che si dissolve in poco tempo. Croati, serbi e bosniaci danno però inizio ad una guerra interetnica, da cui ne trarrà vantaggio il Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo, guidato da Tito. L'8 settembre 1943 il maresciallo Badoglio annuncia la resa incondizionata dell'Italia. Nei territori della Venezia Giulia, i nazisti instaurano la zona militare del litorale adriatico. In questo travagliato periodo, in Istria avvengono le prime uccisioni di italiani nelle foibe ad opera di partigiani comunisti slavi, che volevano l'annessione delle terre giuliane alla Jugoslavia. Ma che cosa sono le foibe? Le foibe sono profonde voragini di origine carsica presenti in tutto il territorio giuliano. Si trattava di esecuzioni sommarie di militari e civili ritenuti nemici dei popoli jugoslavi. In questa prima fase, che va dal settembre al novembre del 1943, le vittime stimate furono oltre 500. Tra esse ricordiamo la studentessa istriana Norma Cossetto, barbaramente uccisa e gettata nella foiba di Villa Surani. Le vittime, legate a coppie con il fil di ferro, venivano condotte sull'orlo della foiba e fatte precipitare con le baionette o con colpi di pistola alla nuca. Vennero un pomeriggio questi partigiani a casa a chiedere con una lista che, dove c'era questo Ermenegildo Costa. E la mamma gli disse: guardi, no, non c'è adesso, starà con gli amici. Cioè, va bene, torneremo. Eravamo a cena e ho detto a mia madre: domani mattina, quando vai via, svegliami che ti voglio salutare. E mia madre mi ha detto: no, dormi, partiamo presto, la corriera parte presto, noi dobbiamo andare via di casa alle 5. E io mi ricordo che avevo insistito: mamma, per favore, svegliami domani mattina che ti voglio salutare. Quando è arrivato papà la sera, la mamma gli disse: guarda, siamo venuti a cercare della gente, mi sembra partigiani. Sono andato a letto, lei mi aveva promesso che mi avrebbe salutato, che mi avrebbe svegliato per salutarmi, e infatti non mi ha svegliato. A una certa ora sono arrivati sempre sulla porta, dice, e ha aperto lui. E noi stavamo tutti dentro una stanza perché c'erano altre famiglie dalle altre camere. E dice: sono io, mi ha detto. Mi ricordo perfettamente che nel dormiveglia, io ho sentito mia madre che si avvicinava e che mi dava un bacio. Dice: deve venire con noi. Allora dice: ma perché? Cioè, deve venire in caserma con noi. I miei genitori sono usciti di casa a quest'ora antelucana, sono state le 5 e mezza, si sono avviati verso il piazzale da dove partivano le autocorriere e per strada sono stati fermati da un paio di agenti, non so come definirli, di sbirri dell'OSNA. Allora mamma gli dice: guarda, faceva freddo, insomma, prendi il cappotto. Dice: no, 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 tanto torna presto. Verso metà mattinata arriva da noi una nostra conoscente ed era piuttosto sconvolta e ha parlato con mia nonna. Mia nonna si chiamava Regina e gli ha detto: Regina, stamattina avevo visto Carlo ed Elina, mio padre e mia madre, in finestra. In quella palazzo, in quella casa dove c'è il comando dell'Ostia. Mia nonna cosa fa? Prende, parte immediatamente e va. Vedi, c'erano queste, era il piano rialzato, no? E c'erano due finestre di due stanze diverse, con le finestre aperte perché era estate, era l'8 di agosto, e vedi, da una parte mio padre, da una parte mia madre. Da quella volta papà è sparito dalla faccia della terra. Nessuno ha saputo più niente.
Ancora oggi noi non sappiamo in che condizioni e come è finito questa persona, e nessuno sa dire ni quando, ni come, ni per il perché. Allora, mia nonna parla subito con mia madre, sua figlia. Terina, cosa è successo? E mia madre dice, ne ha fermato, ne ha portato qua. E non so, non ci hanno né dialogato, né detto niente. E dice, ma vi hanno perquisito le valigie? Dice, sì, ne ha preso la valigia, ci hanno preso la valigia, e dice, e me la porta via anche la mia valigetta. E costi che avevi nella valigetta? E dice, nella valigetta che avevo quello che noi chiamavamo i miei ori, cioè sarebbero stati i gioielli. Ah, perché ti ha portato io quella sta valigetta con dentro? Perché ti ha portato? Ha capito subito. Se non che dopo 15 giorni trovavamo poi i muri degli alberi, sugli alberi mettevano dei manifesti dove che diceva c'è un proclama che giorno tot e giorno dopo sono stati fucilati Tizio, Caio, sembrano tutta una lista di questa gente, però non ha detto sono stati fucilati, non ha detto né quando, né come, né cosa, né perché. Capito? E dopo sotto la scritta c'era morte al fascismo, libertà ai popoli, tutto lì. La speranza è l'ultima a morire, veramente. Quindi mia nonna ha continuato a leggere. Mi ricordo che aveva scritto perfino una lettera a Tito, chiedendo che insomma, la sua intercessione, chiamiamola così, ricordiamoci, insomma, probabilmente non sarà manco arrivata. Mi ricordo che la fine di questa lettera era la classica frase che allora andava per la maggiore: smrt fascismo, sloboda narodo. Non morte al fascismo, libertà al popolo. Quando portarono via papà in quella casa, poi tornarono in quella casa i signori e ci presero anche i materassi da terra. Ci presero tutto, coperte, materassi, i cuscini. Siamo rimasti praticamente con quello che avevamo indosso, una maglietta sola, un paio di pantaloni soli, tutti quanti. Poi scoppiò l'epidemia dei bidocchi, della scabbia. Tutte queste cose ci spuggiavamo uno con l'altro, come dici. Gli infoibamenti ripresero a guerra finita, dietro la regia della polizia segreta jugoslava.